Bentornati con noi. Allora, parliamo un po' di Inter, visto che prima Danilo parlava di Lukaku, ora parleremo di Lukaku che Com'è sta Lukaku? Come è tornando. Ma gli infortuni lì, parliamo degli infortuni, dov'è finito? Ma soprattutto l'Inter, è passato anche lui dalla Continassa. Allora, c'è un salotto qua che non sento. Com'è che è sempre fortunato? No, lo dicevo prima, un fenomeno, certo, un grande giocatore. Di chi è la colpa? Del preparatore? Vogliamo un nome? Ragazzi, vogliamo un nome? Reparto medico? Colpa magari anche fisio? Sua ma non guarisce più. Appunto. Non guarisce più. Gliene ha fatti gli esami quando l'hanno preso? Oggi in realtà fuori responsabile. Si è allenato con la squadra. Quindi la novità, diciamo, di giornata è che si è allenato con la squadra. Però non è pronto. E infatti a Firenze probabilmente non ci sarà, non verrà convocato. Il sospetto è quello. Non è più. Allora, io ho sentito qualcuno. Quindi magari lo terrà per la settimana prossima in Champions, probabilmente. E qualcuno teme lì che non è più quello di due anni fa, non quello di dieci. Ma di chi è la colpa, Danilo? Non quello di dieci. Di chi è la colpa? Non è tu, è un responsabile. Ma si è fatto male. Tira fuori il pesce. Il pesce? No, il pesce. Vabbè, non è la mia trasmissione, grazie. Di chi è la colpa di Lukaku? Sarà del solito preparatore, non so, sarà del signor... Non ha mai un nome, tra l'altro. No, ma è ragazzo. Più che altro la gestione del ritorno sarà del signor allenatore, perché lui doveva rientrare ragazzi, dopo 15-20 giorni. Quando si dice inadeguato al ruolo... Sono passati due mesi. Esatto, sono quasi due mesi. Il 27 di agosto. È stato fuori veramente. Ma Inzaghi va bene per il Crotone, il Catanzaro, questo è l'Inter. Sapete cosa diceva Trapattoni dell'Inter? Il grande Trapattoni dell'Inter diceva allenare l'Inter è come finire in una centrifuga. Allora, capito? Vabbè, allora, Danilo, o sei adeguato o sei inadeguato. Aspettate un secondo che però io faccio fatica a sentirvi. Brava. Quindi immagino che la casa sia ancora aperta. Claudio. Al di là... Al di là delle facili battute, io vorrei capire, perché non lo so, è una domanda che faccio, che cosa ha il giocatore? Cioè che tipo di infortunio ha? Allora, adesso non ce l'ha più, è guarito, si sta allenando con il gruppo. Probabilmente, questo l'Inter non ha mai comunicato in modo ufficiale, ma probabilmente c'è stata una ricaduta. Cioè, come se Lukaku, quando stava per rientrare, sia dovuto ripartire da... Diciamo che le risonanze magnetiche che sono state fatte, quindi le analisi... che ha fatto lui sul muscolo due mesi fa quando si è fatto male, non hanno evidenziato un grandissimo miglioramento rispetto a quello che hanno fatto pochi giorni fa. Tra le altre cose mi dicono che c'è una condizione fisica scadente dovuta al fatto che probabilmente l'anno scorso, essendo molto pesante e non avendo giocato con continuità, ha poi patito. Sì, cioè lui è proprio arrivato già. È già arrivato in condizioni non. Non scusa, Massimo, possiamo dire, come diremmo se fosse un giocatore della Juve, grandissima sola! Si sono presi quest'estate per pagargli il prestito. Vabbè, questo è da vedere. Questo è ancora da vedere. Un anno che è ingrassato, è fortunato, non si sa che cos'ha. C'ha le ricadute. Dicono sempre che torna, ma non c'è più. Giocatore importante, importantissimo. Senti, è la favola secondo cui non sarebbe adatto. Io non sapevo, sai chi hai? Io non sapevo. E vabbè, lo dico, dai, sono andato da Volpi perché io sono stato operato. No, dico mio amico, e aveva nello studio la scarpa che gli ha regalato Lukaku. Io non lo sapevo, c'ha il 49 di piede. 49 di piede. Davvero, non sapevo neanche. Cioè, questa scarpa gialla, io ho detto, io pensavo fosse, hai presente, c'era queste due scarpe così sul coso con tutte le magliette. Forse io guardo e vedo design. Che c'è scritto Lukaku. E io pensavo fosse una cosa, e mi fa, sono le scarpe di Lukaku che mi ha regalato. Pazzesco. Scusa, c'ha il 49 di piede. Peggio di un giocatore di basket. Pesa 100 kg. Tant'è vero che... Scusate, qui mia, 100 si kg. Fa male Lukaku 100 kg, è diverso che si fa male Brozovic 70 kg, certo. Sono due cose completamente diverse. Sono completamente diverse, ci vuole più tempo. Bravissimo. Però sicuramente avrà avuto neanche una ricaduta. Neanche all'Inter pensavano due mesi di stop. No, avrà avuto sicuramente una ricaduta. Quando si è fatto male si parlava di 15-20 giorni al massimo, invece è diventato un infortunio lungo, ora tra l'altro ci vorrà del tempo per rimetterla in moto. Questa macchina così grossa, tra poco poi c'è il mondiale, quindi io sono convinto che lui comunque non voglia rischiare, quindi non sta accelerando, sta rientrando con molta calma. Però da due giorni si allena con il gruppo, a Firenze non è detto che ci sia. O magari ci sarà una sorpresa, chi lo sa. Ma diciamo che è rischioso.
secondo me, a oggi è un rischio far entrare Lukaku, perché hai buone probabilità che si possa far male. Perché? Perché la condizione fisica non è buona. Ottimale, non solo l'infortunio. L'infortunio può essere anche clinicamente guarito, ma se tu non stai bene a livello atletico, cosa fai? Porti l'intensità del tuo fisico e quindi del muscolo che si è fatto male sopra quello. Certo. Esatto. C'è il rischio che c'è, Massimo, esatto. Arrivati a ormai quanto manca il mondiale? Il mondiale è metà novembre, quindi meno di un mese. Quella è un'altra cosa. Lui adesso sta... Certo. Sta accelerando o sta cercando di rientrare con calma? Questo io non lo so. Questa però è un punto importante quello che dice Federico, perché oggi i calciatori sono ormai arrivati al tempo limite, per cui se ti fai male, adesso, non adesso giochi mondiale. Ai mondiali non ci vai. Passa un bicipite femorale, perché sei arrivato al borsa. Le convocazioni, se non sbaglio, partiranno dai primi di novembre. Non devi tenere presente il 13. Eccezione nazionali. Certo. Eccezione fatta per gli italiani che possono farsi male. Che possono farsi male tutti. Tranquillamente. Massimo, c'è il sospetto che a questo punto molti tirino indietro la gamba. È normale, no? È normale. Non so se è stata una presa in giro. No, andare al mondiale. Buongiorno e buonasera. Non so se è stata una presa in giro. Se ragioni a livello Inter, non è una bella cosa. Scusami, Antonio, non so se c'è stata una presa in giro. Ma la TV inglese. Scusatemi, la TV inglese. Non so se è stata una presa in giro. Perché comunque stava raccontando di Immobile, di nuovo infortunato. E ha precisato, chissà se farà il mondiale, quindi questa cosa comunque ha fatto Immobile, ma noi non ci siamo, quindi non si è capito perché, ma effettivamente non entra nella testa né a noi né agli altri. Che noi effettivamente è chiaro in testa, ho programmato i 49 giorni, però capito che è talmente strana questa cosa, tra l'altro per la seconda volta, Massimo, che ormai il mondo, cioè, se ne dimentica, prima, che è una cosa impossibile che l'Italia non ci sia. Pensa, dire, per la seconda volta consecutiva. Esattamente. Posso andare a rimorchio a una considerazione che ha fatto Massimo un'ora fa circa, cioè tu hai criticato in maniera abbastanza palese, anzi senza abbastanza, la conduzione non solo tecnica ma anche gestionale, di proprietà, eccetera, eccetera, della Juve. Ma secondo te l'Inter è meglio? Ma allora, per me l'Inter ha più giustificazioni, visto la condizione societaria in cui vive in questo momento l'Inter, dirigenti logicamente non possono fare un lavoro sereno con dietro una proprietà solida. Qui alla Juve c'è dietro una proprietà che è composta da una famiglia che è storica nel calcio e che è una famiglia storica in Italia e forse anche nel mondo, e io dirigente della Juve oggi sono più sereno a lavorare per la Juve che non lavorare per una società che oggi in vendita, ma io lo dissi a luglio, esatto, che era in vendita. 27 luglio, avremmo visto, sì, avremmo visto tutti questo titolone del Corriere della Sera di ieri, il grande economista Cottarelli, mi ha fatto rabbrividire, Cottarelli, due punti aperte le virgolette, l'Inter va venduta, non ci sono alternative. Cioè, allora io devo sapere, devo non indagare, devo fondata, informarmi se è vero o no che l'Inter può finire fallita. Può finire in fallimento l'Inter? Ma il fallimento mi sembra un po' eccessivo. Ha letto il pezzo. E ogni tanto io dico questa roba da Basport. Ma ragazzi, qualcuno, rimaniamo a qualcuno, 2, 3, 4, 5 anni fa, quando sono arrivati questi cinesi qui, ci aveva raccontato che questi cinesi sono pieni di soldi, miliardari, eccetera. Adesso cosa succede? Che per cavarsela dicono, e probabilmente è proprio così, però ormai ci sei dentro, che il governo impedisce investimenti. Prego? Di portare i soldi fuori dalla Cina. Sì, quindi sì. Di investire nel settore sportivo, però, fuori, Danilo, dalla Cina. L'altro giorno c'è stato il congresso del Partito Comunista in Cina, c'era il presidente Xi Jinping, ed è stato proprio detto chiaramente agli imprenditori cinesi presenti: ci sarà la crisi, quindi preparatevi. Gli esperti hanno interpretato queste parole come: da qui non esce più niente. Tutto quello che c'è qui rimane qui. Quindi
non è secondo me una leggenda, cioè Zhang non può effettivamente il riconfermato presidente della Cina voleva parlare di Inter, ma poi gli hanno detto che non ma poi anche scherzi a parte, anche il Covid per quanto riguarda gli investimenti che hanno fatto la famiglia Zhang in Italia è stata una mazzata tremenda, perché per loro però quello per tutti. Beh, esattamente, sì, però per tutte per le società. È vero, però lì hai proprio limitato gli investimenti, capito? Cioè, per la questione sempre che in Cina c'è un modo di ragionare molto diverso a livello di investimento rispetto all'Occidente. No, quindi, no, è chiaro. E quindi e però, allora l'Ambrosiana Inter che potrebbe avere dei problemoni, secondo voi? Che ne sapete forse più di me? No, non l'hanno mandata giù quando c'aveva più telefonate di tutti, figurati adesso. Noi ci fermiamo per poco. E allora Cottarelli ci racconta torniamo a parlare di Inter. Guarda che Cottarelli è uno che ne sa. Federico. Sì, infatti volevo spiegarlo il titolo che i nostri amici stanno vedendo già da qualche minuto, perché poi al di là delle condizioni fisiche di cui abbiamo parlato, del discorso rientro in campo, c'è anche parallelamente una situazione di mercato da definire. Perché? Perché Lukaku è arrivato in prestito quest'anno, prestito oneroso ma senza diritto o obbligo di riscatto, quindi è un prestito che il 30 di giugno finisce, ma in realtà c'è un piano voluto sia dall'Inter che dal giocatore stesso, perché il giocatore al Chelsea non vuole più tornare, ma anche il Chelsea sembra ormai avere altri piani. Adesso non c'è più Tuchel, qualcuno aveva detto ecco col nuovo allenatore Lukaku può tornare. No, in realtà sembra che anche Potter non straveda per Lukaku, gli va benissimo Aubameyang. Quindi diciamo che tutte e tre le parti sono convinte che la soluzione migliore sia Lukaku all'Inter. Allora come si fa? L'Inter non può comprare Lukaku nella prossima estate perché Lukaku vale ancora troppo. Il Chelsea non può svenderlo perché non può fare una minusvalenza di bilancio, e quindi il piano qual è? È prolungare il prestito per un altro anno, far abbassare il valore sul bilancio e poi il terzo anno andare ad acquistarlo magari con una formula vantaggiosa. Però la notizia che vi diamo è che probabilmente questa di Lukaku all'Inter non sarà una stagione isolata. Probabilmente sì, sì. Lukaku è tornato davvero all'Inter per rimanerci, quindi doppia sola. No, vabbè, doppia sola ancora è da vedere. Comunque, sempre sarebbe un prestito comunque oneroso. Stiamo parlando di circa 10 milioni di euro. È un modo per far sì che entrambe le società lo anche 10 milioni. Ma mi ha spiegato che gliel'avevano regalato quest'estate. No, regalato assolutamente. Invece, 10 no. milioni all'anno di prestito, e di non prestito. È tuo. E non è tuo. La mal di testa che. Perché l'Inter potrebbe non essere in grado di... Non è da mal di testa, perché fanno così tutte le società. Prima Massimo te l'ha detto, come è arrivato Ken alla Juve? Prestito di 2 anni, in quei 2 anni la Juve non paga nulla, solo ma poi il terzo anno deve comprarlo. In poche parole, c'è l'obbligo. La Juve l'ha pagato una certa cifra, tant'è ma l'ha vero che quest'anno, l'hanno offerto al mondo per non riscattarlo, l'anno prossimo, scusate, e nessuno l'ha preso. Ragazzi, ma a me non sembra un modo così brillante di condurre una gestione economica nel calcio, visto che poi appunto lo fanno tutti. Perché? Perché è come quando a noi, tanti anni fa, hanno iniziato a convincerci che non hai soldi. Vabbè, c'è il finanziamento per comprare la macchina. Vabbè, ma c'è il finanziamento per comprare il televisore, quello da 50. Ma c'è il e tu facevi tutti i finanziamenti da 100 a 100. Così. E poi a un certo punto dicevi, però a un certo punto devo saldare e qua non sono più 100, sono 10.000. E quella stessa cosa, perché se tu, Lukaku, per 2 anni lo presti a 10 milioni, poi quando lo vendi glielo dai 65, 65 più 20 sono 85. Ci sono anche dei tetti oltre i quali. Tu hai fatto un esempio giusto. Il problema è che tu fai un esempio familiare, ma che dovrebbe... controllare quello che fanno le società, ci sono degli organi di competenza, e tu come vedi, guarda il fair play finanziario dove è andato a finire, cioè ci sono delle squadre che dovrebbero mantenere determinati parametri e non mantengono. Infatti, per questo che poi dopo mondo del calcio è fallimentare. Con la differenza però che per esempio alla Juventus ci è detto una proprietà che nel momento in cui c'è una perdita si aprono i rubinetti di milioni. C'è qualcuno che mette subito. Ha chiuso con 250 milioni di rosso, lo so. Che è il record storico della Serie A. Sì, quindi vuol dire che anche la gestione Juve non è. La gestione Juve è devastante. Sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo ma prima o poi li paghi quelli. No, il fair play arriverà. Io se ti dico la liquidità di Exor è una
delle società italiane e forse anche europee con la maggior cassa liquida in circolazione. Okay. Cassa liquida Exor, Exor ha dentro CNH, Ferrari, capito, Juventus, c'è Stellantis, la proprietà che ripiana il debito, giusto? Iveco, eh? C'è la proprietà che ripiana il debito, che ripiana, che mette l'aumento, sì, di capitale ogni volta. Sì, sì, ma fino a quando può durare? Se non per hai me, una gestione. Per me adesso io non so, io non uso la parola mai sempre, però Exor è talmente spropositatamente avanti rispetto a tutte, tant'è vero che si è andata a quotare adesso nella borsa di Amsterdam, non è più quotata in Italia. Exor è la cassaforte di famiglia, dove in questo contenitore ci sono tutte queste società, macchine agricole. Però se c'è una cosa che in famiglia perde soldi e non va bene, insomma, non è che faccia piacere al gruppo, no? Allora, quello è un'altra cosa. Però sei lontano anni luci da poter dire la Juve farà la fine di, non so, l'Inter che deve vendere o che va a chiedere un prestito a Chitri. Sì, questo sì, è sicuro. Però c'è sempre il fair play da rispettare pure per quello si può fare. Sarà facile vendere questa Inter, Danilo? Sarà facile vendere questa Inter? Non penso mica tanto. Stavo facendo la domanda specifica. Allora, mettiamo che il signor Cottarelli abbia visto giusto, dice l'Inter va venduta, se no correrebbe rischi, questo non l'ha detto, però si capisce. O l'Inter trova un nuovo acquirente, o se no c'è il rischio, addirittura io dico, di fronte a una situazione del genere, no, magari il sostantivo fallimento non è proprio, no, è, potrebbe essere adeguato alla storia. Però dico, se Massimo e anche il ragazzo, vi vedo tutti e tre preparati sul piano economico. Beh, cosa succede in questo caso? Cioè, arrivederci e grazie. Purtroppo non ci crede, perché sennò sarebbero dei bei momenti a dove campagna. Allora. Vedi quanto durano i festeggiamenti. Cosa fa? Tira giù la Claire, come si dice a Milano. Tra l'altro ho saputo che nella famiglia c'è una divisione. Il figlio vorrebbe trovare un socio, perché comunque lui sta bene a Milano, vive a Milano, e la vita di Milano, certo, è diversa, capito, che la vita a Pechino. I via Manzoni, mi pare, o no? Solo i via Manzoni. Esatto. Il padre invece, che vuole rientrare, sa di quale problematica è stata investita la sua società con il governo, che naturalmente non fa più, io la dico in parole veramente come la direbbe il fruttivendolo sotto casa, non ti fa più esportare capitali all'estero dalla Cina, e il padre vuole rientrare. La verità è che la richiesta va comunque al netto di quelli che sono i debiti dell'Inter, certo, e sulla fascia debitoria ci sono dei grandi punti di domanda, perché c'è qualcuno che dice 500, qualcuno 700, qualcuno 300, c'è un qualcosa lì che non si capisce. Sì. Quale sia effettiva la fascia debitoria. Giusto per dire a Danilo, sì, che diceva, ma quindi se non viene venduta che succede? Nell'immediato succederebbe che l'Inter diventa di Oaktree, perché Oaktree ha prestato Oaktree, che ha in garanzia l'Inter, guarda caso, e che ha prestato 270 milioni al tasso del 12%, guarda caso non ha la voglia di prendersi, diciamo, di non avere la restituzione del prestito e prendersi l'Inter, che era stata messa a garanzia del prestito, non la vuole. Preferisce prendersi, questo già ti fa capire comunque qualcosa. Assolutamente, quello sì. Certo. E adesso fioriscono i nostalgici. Io ho qualche contatto con tifosi dell'Inter, anche di una certa età, addirittura gente che chiama l'Inter, come la chiamava mio nonno, Ambrosiana Inter e non solo Inter. Dicevo, fioriscono i nostalgici in questo senso. In questo senso, vabbè, i nostalgici che hanno magari l'etichetta in quel senso, ma poverini, fanno quasi commozione. Ma il dottore non doveva vendere l'Inter. Il dottore non doveva vendere l'Inter. Pensavo Volpi. No, ma come no. Dottore. No. Antonio, tranne stavi dicendo Juve, che prendiamo pubblicità? Tranne la Juve, che è l'unico caso in Italia ancora raro, i club stanno andando tutti all'estero verso investitori stranieri, perché il calcio si sta cambiando, sta evolvendo. Quindi gli americani, i cinesi, in Italia sono tante le proprietà americane.
Quindi... E dunque il pericolo è maggiore. Più che se altro, in Italia non c'è un potenziale, altro... un potenziale acquirente di una società... Di, ci vogliono e di una squadra come, le, come, come l'Inter soldi. C'è veramente da temere ma qualcosa di grosso. Ma così Danilo, perché ci vogliono troppi soldi per la gestione quotidiana di un club, ci sono troppi debiti, siamo andati oltre con gli stipendi dei giocatori, i bilanci in rosso, quindi o arriva il gruppo di turno, che può essere ad esempio Elliott nel Milan, la famiglia magari Oaktree, che ti può andare a prendere il club dalla famiglia Zanga, oppure si è in difficoltà. Se pensiamo a un club come il Barcellona, che è costretto a vendere gli studios dove fanno le registrazioni per cercare di abbassare il rosso in bilancio. Vuol siamo dire che la frutta. Sì, il calcio sta implodendo, quello è il punto. Comunque continuiamo a parlarne subito dopo la pubblicità, state lì. Scuse, non lo so, lo chiediamo direttamente. Quali vuoi sapere? No, io voglio sapere del post di Super Ronaldo. Federico. Super Ronaldo. Sì, allora sì. Arriva questo post pubblicato una mezz'oretta fa, insomma, adesso sta iniziando a circolare. Di fatto sono delle scuse. È la prima volta che Cristiano Ronaldo ammette di aver sbagliato, anche se la parola scusa non la pronuncia. Però ve lo leggo, lui dice: come ho sempre fatto in tutta la mia carriera, cerco di vivere e giocare con rispetto verso i miei colleghi, i miei avversari e i miei allenatori. Non sono mai cambiato in questo, sono la stessa persona e lo stesso professionista degli ultimi 20 anni. Il rispetto ha sempre giocato un ruolo molto importante nel mio processo decisionale. Ho iniziato molto giovane, gli esempi di giocatori più grandi e esperti sono stati sempre molto importanti per me. Poi attenzione, per questo in seguito ho sempre cercato di dare l'esempio ai giovani con cui ho giocato. Purtroppo non è sempre possibile e a volte la foga del momento ha la meglio. In questo momento sento solo di dover continuare a lavorare sodo, supportare i miei compagni, cedere alla pressione non è un'opzione. Questo è il Manchester United e uniti dobbiamo resistere, presto saremo di nuovo insieme. Posso dire? Vabbè, comunque viva la foga! Sembra, no, scusami Danilo, secondo me sembrano comunque delle scuse. Sì, cioè, comunque da apprezzare, quantomeno che oggi sia arrivato questo post dove ha spiegato il perché. No, hai ragione. Secondo me non sei più debole se dici chiaramente chiedo scusa al mio allenatore e ai miei compagni. Certo, no, però il concetto alla fine concetto è questo qua. Si è fatto prendere dalla foga. Infatti l'ha detto. Un po' di foga e... Vabbè, bravo. Beh, comunque dai, si è giustificato. Viva la foga, no? Tra l'altro vorrei farvi notare a tutti loro signori, perché voi forse non ci fate caso, che il post, che tra l'altro è in inglese, bravo, ottima traduzione. Me lo sto è bravissimo, hai visto? Sì, però il post che lui mette su Instagram, questo post, gli frutta più o meno... Certo. Lo stipendio annuale di un suo teammate. Beh, di un sì, però questo non c'entra nulla. Questa non è una colpa o un merito. Infatti, poteva postare qualsiasi cosa, poteva postare per descrivere il mondo del personaggio. Cioè, quando lui andava in aereo con Giorgina al tribunale spagnolo dove patteggiava per i soldi e tasse, tutti lì che ride in aereo. E si ride perché fa il post e riguadagna tutti i soldi che ha pagato lì. Esattamente, questo sì è vero, però in questo caso secondo me non c'è. Scusa, ma c'ha 250 milioni. Credo, sì, 50 minuti e 2 milioni di like ha preso. Posso dire che sicuramente sarà 30 stato... milioni di ingaggio sono la mancetta per i bimbi. Certo, ma lui sarà stato comunque investito da un sacco di messaggi sui social di questo comportamento un po' assurdo. Quindi comunque ha dovuto giustificarsi con i suoi followers, no? Sì, però quello che volevo dirti io, che sono anche un po' malizioso, mi rendo conto nel dirtelo, ma che non penso di andare lontano dalla realtà, avendo vissuto da vicino. Cosa dire? Non è che il signore è andato a casa e gli hanno detto ci sono i tifosi che dicono facciamo un post. A chi, e tu dovresti saperlo bene, gli pianifica i post da fare? Certo. Che gli ha detto adesso facciamo questo post. Certo. Scusami però Zuli, se pensi così male, allora devi pensare che ha fatto apposta alzarsi da lì ed andare via. Potrei anche sul 2-0 per poi fare anche il post, pensare. Ha detto che è malizioso. Potrei anche pensare. Ci potrebbe arrivare la mente malata dell'industria. Ma poi
taggato, scusate, però la domanda nasce spontanea, ha taggato qualche sponsor nel post? No, adesso te lo dico, però ti dico anche una cosa, te lo dico, però adesso che me lo dici, allora io intravedo però un certo veleno da parte già da un po', no, fammi finire, fammi finire. Mi sembra il marito lasciato dalla moglie che è andata con un altro e adesso sta anche bene, è piena di soldi, continua la sua vita, e lui invece è rimasto qui a leccarsi le ferite, perché con Ronaldo vincevi anche gli scudetti e adesso invece sei quindicesimo in classifica. Sono molto onesto nel trattare sua maestà, prima, durante e dopo. La mia è pure invidia, la mia è assolutamente invidia per uno che anche in questa situazione. No, non è pure invidia, perché tu poi l'hai punzecchiato anche prima, non solo per sta roba. Si comporta male per sta roba, dai. Ufficialmente malizioso. Ti ha dato fastidio, ma la verità sai cos'è? Tu te la dovresti prendere con i tuoi dirigenti che hanno pensato: io per sostituire Ronaldo prendo Ken, quando due mesi prima gli è passato sotto il naso Dzeko e gli hanno detto, e questo devo dirlo a onor di cronaca e difendere Allegri, che aveva detto: prendetemi Dzeko, ok, perché lo prendiamo a due spicci e gli diamo, è vero, un grosso ingaggio, però lo prendi a due spicci. Per me va bene, perché nell'aria c'era già la sensazione che questo se ne volesse andare. Sì, però allora, se c'era già nell'aria, vendilo prima, non all'ultimo secondo. Ma loro non hanno pensato. Lì c'è stata, secondo me, la panchina di Udine che ha fatto poi sbarellare il conto. È colpa del VAR che gli ha annullato il gol che aveva vinto la partita. Devo dirti che il post precedente a questo di Ronaldo, cioè quello che ha fatto prima, il penultimo post, cita: come ho trascorso le mie sessioni di recupero ultimamente con il nuovo, e vabbè, non ti dico la marca. Ah, vedi? Sì, con routine integrate, quindi un marchettone. Vabbè, ma quello ci sta, comunque, insomma, è lavoro anche quello. Ci sta per voi quello. Che siete industriali. È lavoro anche questo, quindi lo possiamo capire. Però l'ultimo post, per quello che io ti ho chiesto maliziosamente, se per caso c'erano taggati dei post. No, ma te l'ho letto apposta con ironia per dire: quello prima è pubblicitario. Questo qua non ha taggato solo il Manchester United. No, è pulito. Quindi è insomma pulito. Ci sta. È pulito, sarà... ci guadagna lo stesso, ma è pulito. Ma quello comunque, in ogni caso, sarà stato sicuramente consigliato. Danilo, ma ti rendi conto? Genere, però mi sembra tu non ti rendi conto, Danilo, di dove non hai vissuto? Quest'uomo qua fa un post e dice buongiorno e guadagna milioni. Abbiamo sbagliato tutto. Sempre. Mia mamma ha sbagliato. Ho detto era io. Secolo, è vero. Mia mamma ha sbagliato era geologica. Comunque, tornando invece per chiudere, insomma, questa parentesi di Lukaku e l'Inter fa bene a blindare Lukaku, a tenerlo ancora per un'altra stagione? Ma dipende chiedo dai soldi. Un interista. Io ho dei grossi sospetti, io ero per il ritorno di Lukaku, poi con l'andare del tempo, cogliendo certe notizie, indagando in un certo senso, qualcosa riesco sempre a capire, so dove battere il chiodo, eccetera, e io da qualche tempo ho, come mi pare di aver espresso bene il mio pensiero, ho il timore che Lukaku, lo dicevo prima, Lukaku rientrato dopo due anni non sia più quello di due anni prima. Può essere una roba che non sta né in cielo né in terra, perché non stiamo parlando di 52 anni, però... Se Massimo ci racconta certi episodi, un quintale di roba che va in campo, il 49 di piedi, questo allora è stato sconvolgente. Portiamolo indietro e buongiorno. Di mano cosa c'è? Di mano. C'hai i manoni? Dai. Ma tu mi stai prendendo in giro? No, o pensi che c'è il 49 che, di piedi? Mi stai prendendo in giro o pensi che ho detto una stronzata? No, mi dispiace non aver fatto la foto, sennò peccato. Se fai così mi indispettisci, perché tu sai che qualsiasi cosa tu dica io la prendo sempre come oro colato. Ah, vedi? Anche quando non sei d'accordo con me. Quindi ti crede ciecamente? Allora... Scusate. Perché io credo più a chi direttamente parla e frequenta rispetto a gente che scrive cose e non parla e non frequenta. Vabbè, questo è certo. E il mondo nostro è pieno. Domanda:
il numero americano, voi sapete tradurlo nell'italiano? 9,43. Il 9,43. Ecco, bravo, il 13 e mezzo che cos'è? È il 49. Il 58. Allora, quindi è il 49. Non è neanche il 49. Il numero chiede Lukaku, 13 e mezzo. Io non ti sto dicendo una stronzata. E non ti sto dicendo una stronzata neanche a dire che c'era queste due scarpe gialle che io inizialmente ho detto cos'è, un posacenere, non so. Sai quelle cose tipo... No, scarpe da calcio? No, sai quelle cose tipo sono andato a Londra, ho preso un... Allora sono guardata e non pensavo, ecco i tacchetti, ho detto pensavo fosse, sai, i gadget. Sì, 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 sì. E mi fa, è la scarpa di Lukaku, le scarpe ma di scusa, Lukaku. Ma scusa, non ho capito, scarpe da calcio o mocassini? No, scarpe da calcio, ah, con i tacchetti sotto, con scritto Lukaku, poi il nome anche c'era. Ma dai. Infatti, non ce lo vedo proprio, però lasciamo perdere adesso le scarpe. A meno che non debba pubblicizzare in un posto. Esatto, a meno che sia per lavoro. Antonio, ci ho interrotto. No, volevo aggiungere solo una cosa su questa... Mi fate sentire la voce di sto ragazzo, che non lo fate mai parlare. Volevo aggiungere solo una cosa sulla ipotetica trattativa Lukaku. Danilo, facciamo parlare Antonio, per favore. In tutto questo non abbiamo considerato la parte Chelsea, che ha fatto secondo me un'operazione folle. Il Chelsea, perché in tutto questo si critica sempre la programmazione italiana, la programmazione italiana, ma tu compri un giocatore a quanto 110-120 milioni e lo dai in prestito per un anno, prestito secco, anche al secondo anno, cioè se l'avesse fatto una squadra italiana, non ti dico i titoloni per criticare un'operazione del genere. Però, io penso, scusa, che all'estero si vanno loro, a buttare ma i soldi, tanti di quei soldi. Sì, ma ti rendi conto? Perché, scusa, lo United con Pogba ne voglio parlare. Ma stiamo parlando di un giocatore comprato l'anno prima a 110 milioni o da in prestito l'anno dopo. Secondo me è una roba ma lo folle, United, oltre aver regalato Pogba e ricomprato a 106, lo ha riregalato, cioè, ma ne voglio parlare. Peggio, è peggio questo. È certo che è peggio. Ma è tutto peggio. Perché comunque ora stiamo parlando di un prestito e magari ancora per un altro anno un altro prestito, però poi arriverà la resa dei conti. Questo se tu dai 10 milioni di prestito, 10-20, poi lo vendi 85 e l'hai venduto a 105. Ma sempre se lo vendi a 85. Ma oggi non lo possiamo sapere. Tu hai comprato un giocatore a 110 e lo dai in prestito. Al momento gli ha dato un prestito da 10 milioni, un anno. Poi il giocatore torna. Ho capito, ma comunque hai fatto un investimento e in questo momento l'investimento non ce l'hai, l'hai regalato una squadra. Ma non l'hai regalato? Sì, per una stagione sì. Ti fai da 10 milioni per una stagione. E ci mancherebbe altro. Lo stipendio, certo. Lo stipendio è comunque cosa fai? Gli dai il giocatore, gli paghi anche lo stipendio. Cioè, sarebbe stato... A proposito, scusa, ma Ibra... Sì, Claudio. Ibra torna a gennaio. Ah, torna? Ibra torna a gennaio. No, ma poi gente con gli anni che prende i soldi. Perché io sento anche un salottino da questa parte. No, però Ibra dopo l'ultimo rinnovo prende un milione. Di cosa stiamo parlando? No, però comunque insomma ha 41 anni. No. Come la professoressa. No, guarda che ha sgridato. Adesso mi è venuto la nota. Un incubo mi è venuto l'incubo di quando andavo a scuola che io parlavo col compagno. E la professoressa dice: di cosa stavamo parlando? E gli dicevo al compagno: suggerisci. No, la professoressa ti diceva: Brambati! No, io andavo dai preti, poi non c'era un professore. Ti sei sentito così, Massimo? Ha detto di cosa stavamo parlando. Ma preso in castagna. No, tra l'altro, non era una domanda tipo interrogazione di cosa stavamo parlando qua. Era per voi, di cosa state parlando? Ah, noi di cosa stiamo parlando? Era argomento piacere, meglio di così. Era attualità. Sai, rischia tutto, sport, attualità. Argomento eccitante. Che quando volevano metterti in difficoltà perché eri impreparato, dicevo argomento a piacere. Era dicevi. Peggio. Era peggio perché non sapevi di cosa parlare. Non avevi aperto il libro. Era peggio. Dal nostro consesso non è uscita una verità, che è questa. Tu dicevi prima, parli l'interista, eccetera, eccetera. Io sono stato dal 68 a quando il ragionier Pellegrini mi disse che ero un grande professionista, una brava persona, però non... buongiorno e buonasera, non va più bene per l'Inter. Dico, mi scusi, ma se le faccio la domanda, ma la motivazione, la giustificazione, la vedo ancora troppo legata alla gestione precedente. Ah, grazie, buongiorno e buonasera. Allora, vi volevo chiedere, il signor, tornando su Lukaku, tornando sul 51, perché è 51 di piedi, mica 49, è sbagliato, chi ha avuto l'idea di
riportare il signor Lukaku. Beh, evidente, un calzolaio. Era Lukaku però, che voleva tornare all'Inter, ce l'ha messa tutta. Aspettiamo, perché adesso siamo alla decima di campionato. Può volere tutto quello che vuole, però volevo dire, c'erano già delle avvisaglie, dei segnali, attenzione, che non è così scontato che Lukaku viene e vi fa il campionato di Conte, il campionato di Conte. Oggi non è prima così, di ma tutto non perché giocato. Prima di tutto perché no, abbiamo capito, massacrato Pogba, al di là dell'infortunio. Al di là dell'infortunio. Pogba si è rotto il menisco. Ma e Lukaku cosa si è rotto? Niente. Peggio ancora. Ha un problema muscolare. Ha un problema mentale, muscolare. Ma Massimo, mi dici e penso che tu mi confermi. Lukaku andava bene per il gioco di Conte e forse, forse è un avverbio che potrei anche togliere, non va bene per il gioco del... Non l'abbiamo ancora visto. No, così, a caso. No, tu dici, in teoria. Forse così, palla lunga e pedalare, quello la spaccava mare montagna. E quante partite ha giocato Lukaku quest'anno? Ne ha giocate? Due? Le prime tre... Con la Lazio poi è uscito a metà partita, in quelle tre ha fatto un gol, una traversa e un assist, quindi non era partito male. No, era partito benissimo. Ragazzi, io continuo a sostenere che Lukaku, anche una rimessa, scusa, posso dire, se Lukaku sta bene, secondo me fa la differenza. Beh, in Serie A, un gioco che non c'è niente a questa Serie A non è che ci sono tanti fenomeni. Per me fa la differenza. Quindi va benissimo l'Inter, per me ha fatto benissimo l'Inter a riportarlo indietro a queste condizioni. Tu ricorderai. Ma Danilo, purtroppo, vediamo. Ma ora vedrai che comincerà magari a segnare 2-3 gol. Diranno tutti il contrario, a dire, ma è logico. È così, ma ormai è così. Tu sei stato. Inzaghi, 12 giorni fa, dicevano che Inzaghi è out, adesso è. Io dico ancora, ribadisco il concetto. Io ribadisco il concetto. Non è cambiato niente, ragazzi. Io ribadisco il concetto. Per me l'organico Inter è più forte ed è l'organico Inter che sta trascinando Inzaghi e non viceversa. Allora, no, prima ti volevo dire che tu hai avuto per allenatore un grande allenatore, almeno secondo me. Si chiamava Gigi Radice. Allora, negli spogliatoi, prima della partita, qualcuno diceva: allora, come ci mettiamo? Palla lunga per Serena e Diaz e qualcosa succede. È la stessa roba quando c'hai la palla. Uno dell'Inter non sa che... la butta là, c'è Lukaku. Almeno così è andata nel primo campionato, nel campionato di Conte. E forse invece con il... Per quello che abbiamo visto, per quello che abbiamo visto. A buttarla Lukaku. Poi se io trovo dei titoli sul Corriere della Sera, scusami Barbara. Sì, dimmi. È la squadra di Inzaghi. Ha giocato la partita perfetta. Lo scrive Mario Sconcerti, che io considero il miglior giornalista scrittore del momento. Dei tuoi tempi. La squadra ha giocato la partita perfetta. Se uno gioca la partita perfetta, la partita perfetta si conclude con la vittoria, sì o no? Sì. La partita perfetta. Annibale Frossi cosa diceva? Annibale Frossi cosa diceva? Che la partita perfetta finisce. Non è Annibale 0-0. Quello degli 0-0. Elefanti. Okay. Vedi, che lo so cosa diceva Annibale Frossi. Sei preparato. Vedi. E complimenti. Vedi, comunque hai di fianco un professore e una professoressa. Ho detto la cosa e io ho risposto. Stiamo prendendo appunti. Perché era una figura caratteristica di Annibale Frossi? Perché era una figura caratteristica Annibale Frossi, suggerisci? Annibale Frossi? Beh, perché dopo la famosa scalata con gli elefanti, voglio dire, è passato alla storia. Giocava con gli occhiali, dai, ma ragazzi, studi. Va bene, dopo il quizzone di Danilo, noi ci fermiamo, abbiamo la pubblicità.